Benvenuti cari amici spettatori, siamo al secondo episodio, secondo episodio del nostro programma in cui recensiamo le armi. Oggi parliamo del suo SPAS L1A2. Allora, parlaci un po' di quest'arma, è stato il tuo primo fucile, vero? Sì, vero. Sì, parte bene, pistola della fiera. Allora, è della, che marca è? The Boys. Ok, questo è fucile a pompa a molla, non a gas. È completamente in ABS, tranne la canna interna che è in ottone e le parti interne, il grilletto. Sono in metallo. La sicura, metallo. Anche soltanto lo sportellino qui, da dove poi inserirete pallottole. Le cartucce. Cartucce. Allora, parliamo un po' del fucile. Com'è che funziona? È un fucile con il calcio regolabile, quattro scatti. Ok. Tramite questo bottoncino. Questo bottoncino qua che si preme e si può regolare molto facilmente. Il calcio qui è in gomma. Sì, il calcio dietro è in gomma. Molto confortevole, devo dire. Vedete? Sì, comodo. Ok. Ha una mira abbastanza precisa, direi. Sì, diciamo 30 metri di tiro utile. Più, vabbè, poi arriverà anche a 40. Con la caduta. Tenendo conto della caduta. Dobbiamo dire una cosa che però, diversamente da altri fucili a pompa, questo modello qui spara un colpo alla volta. So che in circolazione c'è anche quelli che ne fanno tre. Quelle sono le rose che si aprono. Ma dopo i 20 metri sognatevi di prendere qualcuno. Questo qua ve lo consiglio per urbano comunque. Intanto chiudendolo tutto, vedete, abbastanza. Sì, anche abbastanza contenuto. Le tacche di mira 1 e 2 sono avanti, quindi non è che è come l'M4 che alla fine sono gli gnomi che riescono a sparare così. Quindi vabbè, possibile. Poi andiamo avanti a parlare, vai. Poi direi che abbiamo nella confezione. Ci sono quattro cartucce, sembrano quasi vere, tanto che all'interno si inseriscono appunto i pallini. Nella confezione ci sono anche i soliti 100 pallini nel sacchettino. Già buttati via. Ma noi abbiamo qua la siringa già pronta, e la siringa anche c'è nella confezione. Noi abbiamo la cartuccia, molto facilmente, e poi, ok, va bene. Abbiamo pulisci-canna. E un portacartucce. Fa molto bestia se lo mettete così, con le altre cartucce dentro. Testa in giù. La cartuccia testa in giù, così vedete, fa molto bestia. E uno che andrà a essere caricato. Ecco qui, cioè, vedete. Non potete non volere un fucile così, che fastidio. Allora, andiamo avanti a parlarne. Cos'altro c'ha? Allora, la sicura. Sicura. Il grilletto si blocca. La sicura blocca completamente il grilletto, quindi non è che se premete forte lui parte. Non parte proprio, sognatevi. È una barretta di metallo, quindi se non siete Hulk è difficile. Poi troviamo in questa posizione. C'è lo pop. Lo pop regolabile. Vedete? Molto comodo da regolare perché comunque è visibile d'esterno. Poi troviamo qui. Purtroppo si è rotto lo sportellino, comunque lui l'ha fatto cadere. In attimo, nella normalità, se voi premete questo qua, vedi, lo sportellino scatta. E da qui si inseriscono le cartucce. Dopo vi faremo vedere come. Poi, per sparare. Per sparare, appunto, si carica tirando in giù l'apposito meccanismo, appunto. Come un normalissimo fucile a pompa. Si toglie la sicura, si preme il grilletto e colpo parte. Abbiamo migliorato questo fucile togliendogli lo spegni fiamma rosso. Che qui era incollato. Col tempo, con le cadute varie, si è iniziato a staccarsi e noi abbiamo deciso di dargli il colpo di grazia, giustamente. Per il cacciavite ma degli aggeggi. I fucili non devono avercelo. Allora, quindi, c'è qualcos'altro da dire su questo fucile? Passiamo al tunnel di tiro. Io direi di sì. Passiamo al tunnel di tiro, allora. Ti passo il fucile. Vabbè, no, niente, sono io. Vai, allora adesso passiamo al tunnel di tiro. Ce l'hai. Eccoci tornati nel nostro tunnel di tiro. Troviamo lì birra un litro pronta a sparare. E da quest'altra parte in fondo al tunnel di tiro abbiamo messo questo secchiello rosso per farvi vedere la potenza d'urto del fucile. Perché comunque la potenza è poco sotto il joule, sarà uno 0,8. Ok, l'abbiamo caricata con i panini da 0,20 grammi Royal. Ci piacciono, cioè, non biodegradabili, non, ripeto. Ok, Vira, fai vedere come si carica. Allora, semplicemente si apre lo sportello, premendo questo tastino qua, che ovviamente adesso io l'ho rotto, e l'apro con l'elastico. Ma ci vorrebbe un genio per romperlo, quindi. Io sono un genio.
No. Dopodiché si inserisce la cartuccia tranquillamente, si chiude e se entra si chiude automaticamente. Ma adesso dato che l'ho rotto, metto l'elastico e siamo a posto. Ok. Carica. Molto facile da caricare. Ok. Preso. Mira molto precisa. Avete visto un colpo? Vai. Scegli un altro colpo. Fai vedere che è veloce da caricare. Vedete? Non ci vuole tanto. Ancora. Come potete vedere, è molto... Nell'urbano è molto comodo, comunque spazio ridotto, guarda, tieni qua un attimo che faccio vedere. Rendendo il calcio il più corto possibile, noi carichiamo il colpo, c'è la finta che io sia qui, dietro questa porta qui, giro non c'è alcun problema, vedete, a raggiungere il bersaglio. Ok, niente, adesso qui è scarico, anche le cartucce sono da 30 colpi, noi non l'abbiamo caricata completamente. Perciò ora possiamo vedere gli effetti che ha avuto sul danno sul nostro bersaglio. Ecco, e possiamo vedere i colpi sono andati a segno. Ha spaccato questo pezzo di plastica. La rosa molto stretta come al solito, non ha creato alcun problema. Ste, vuoi dirci quanto è costato questo fucile? Il fucile è stato intorno ai 60 euro se non ricordo male. Torna ai 60 euro, in commercio ci sono anche altri modelli. Più lunghi, più corti, più lunghi, calcio. Con calcio fisso. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo comprarlo. Ecco, ora dovete andare a comprarlo, è utile anche come seconda arma. Che è qui, e qui, poi ci si può inserire tracolla. La cinghia. Tracolla, lo mettete qui tranquilli. Finite i colpi sulla M4, tac, così. Pucci la pompa sempre comodo alla fine. Vedete? Anche nel boschivo volevo dire che è comodo. Ovvio che se vi trovate davanti qualcuno con lo ster da lontano vi frega. Comunque per oggi è tutto. Ci rivediamo tra altri giorni per il prossimo episodio. Speriamo che questo episodio e quell'altro vi siano piaciuti. Adesso per oggi è tutto qui da Ceri 95 e birra un litro. Ciao.